saremo la prima regione a statuto ordinario ad avere un archivio storico. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo di storia importante della nostra regione. Il Consiglio regionale della Toscana ha da oggi negli spazi di Palazzo del Pegaso il proprio archivio storico, uno spazio a disposizione di tutti i cittadini interessati per conoscere meglio e approfondire la storia della regione dall'anno della fondazione 1970 sino ad oggi. Un vasto patrimonio documentale adesso accessibile dopo un complesso lavoro di riorganizzazione e organizzazione degli spazi. Le regioni, ha ricordato il soprintendente archivistico della Toscana, nacquero 25 anni dopo la Costituzione, nel 1970, e in questi 53 anni di attività sono profondamente cambiate. È cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi, cioè gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. La Toscana lo sta facendo, esiste una eterogeneità in Italia sul trattamento della documentazione delle regioni che è essa stessa significativa dello stato del rapporto fra le regioni e appunto lo Stato centrale. Oggi noi apriamo l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che è un archivio importante, che è una sezione separata, il che vuol dire che devono esserci anche dei professionisti all'interno della regione che lo custodiscano, che lo valorizzino e che possano anche pensare al futuro di questa stessa documentazione. È anche un archivio importante perché comincia ad avere anche degli archivi aggregati importanti. Questo archivio conserva per esempio l'archivio di Oriana Fallaci. Quindi non è soltanto l'archivio della regione, dell'amministrazione della regione, è un archivio ricco e non possiamo che essere contenti dell'inaugurazione. Al taglio del nastro anche il presidente della giunta Eugenio Giani, che nella scorsa consigliatura ricopriva il ruolo di presidente dell'aula consiliare. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il presidente della giunta regionale sono stato il presidente del consiglio e quindi in quei 5 anni dal 2015 al 2020 ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'assemblea della regione Toscana, il luogo dove si fanno le leggi, e quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo che è uno spazio importantissimo di documentazione e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondita. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi.
Seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in occasione del giorno del ricordo. L'aula ricorda le vittime delle foibe e il dramma dell'esodo giuliano-dalmata. Nell'aula consiliare gli interventi istituzionali, poi quello dello storico Gianni Oliva, che si sofferma anche sulla memoria per anni dimenticata. Credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia, quando è finita la guerra, ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli giuliano-dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. Oggi la memoria è cosa viva grazie all'impegno congiunto di istituzioni e cittadinanza, così nella testimonianza della professoressa Daniela Velli, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia del Comitato Provinciale di Firenze. Ma prima di tutto sono orgogliosamente esule di seconda e terza generazione. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il Comitato Provinciale NVGD qui a Firenze, e quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera, in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, i figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGD in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. Questi gli interventi dei vari gruppi consiliari in occasione della seduta solenne. Abbiamo ricordato una delle tragedie del Novecento, che per quanto avvenuta in un'area circoscritta dal punto di vista geografico, è stata sicuramente tragica per quelle migliaia di italiani che furono costretti all'esodo nei territori che erano italiani ma oggetto della contesa con la Jugoslavia di Tito dopo la guerra. Molti di questi furono perseguitati, morti nelle foibe, a loro la nostra memoria, la nostra solidarietà, anche alle loro famiglie, ai loro discendenti, tra l'altro persone che tornando in Italia furono guardate con sospetto anche nel loro paese dove poi hanno dovuto reinserirsi. Credo che anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare. Non è scontato che questo ricordo di una tragedia italiana sia diventato patrimonio delle istituzioni italiane, perché fino a pochi anni fa non era così, non era scontato che i comuni, le regioni, le istituzioni in generale ricordassero questa tragedia. Quindi intanto rimane l'importanza del fatto che anche il Consiglio regionale della Toscana voglia dedicare una seduta solenne a ricordare il martirio
di tanti fratelli, tante sorelle italiane che furono uccisi o costrette a scappare dalla propria terra con l'unica colpa di essere appunto italiani. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri, come oggi, come domani. E la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. È stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare. Sono assolutamente d'accordo con Liliana Segre su in questo momento un pericolo. Lo stiamo assistendo, dobbiamo comprenderlo, dobbiamo prendere coscienza e tra di noi, che siamo, che la coscienza già ce l'abbiamo, dobbiamo rafforzarla. È tornata in Toscana Vera Vigevani Jarak, partigiana della memoria come lei stessa si è definita, famiglia italiana costretta alla fuga in Sud America dopo l'emanazione delle leggi razziali, con il nonno catturato e morto nei campi di concentramento. Poi la dittatura argentina con la figlia di Vera Vigevani desaparecida. Prima a Firenze l'incontro con il Parlamento regionale degli studenti, poi a Pisa, a San Rossore, nel luogo dove furono firmate le leggi razziali durante il fascismo. Per me queste giornate sono state tra le più belle e significative del mio impegno da Presidente del Consiglio regionale. Alle ragazze e ragazzi mando sempre un messaggio di non essere mai indifferenti e per primi a non essere indifferenti devono essere le istituzioni. La non indifferenza aiuta a mantenere viva la libertà. La libertà, lo dico a tutti, è qualcosa che non è scontato, che va, è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e serve l'impegno di tutti. In un tempo in cui i testimoni di quanto accaduto, di quelle atrocità, sono sempre meno, è compito delle istituzioni essere amplificatori di memoria. È un impegno che sottoscrivo e che oggi voglio condividere con le ragazze e i ragazzi. Ad ascoltarla e interrogarla gli studenti di alcuni istituti superiori della provincia di Pisa. Allora, è stato un incontro estremamente toccante, perché ascoltare una donna che ha vissuto così tante esperienze pesantissime sulla sua pelle e comunque non ha perso la speranza nel mondo è stato veramente incredibile, perché ovviamente la prima cosa che si pensa è che vivendo così tante cose terrificanti, vedendo schiacciati i propri diritti costantemente nel corso della propria vita, la prima cosa che viene da fare è perdere la speranza, no? Perdere la voglia di provare, perdere ogni fiducia anche nelle istituzioni in realtà. E invece lei dimostra sia fiducia nel popolo, che appunto esorta a scendere in piazza, esorta a esercitare i propri diritti in ogni condizione politica del paese, ma anche fiducia nelle istituzioni. E quindi credo proprio il lavoro di sinergia tra queste due, diciamo, forze che poi animano un paese
diciamo, è una speranza che mi ha trasmesso molto forte. Si esce ovviamente rafforzati perché abbiamo una sensibilità maggiore rispetto a quella che noi avevamo prima, anche se poi le scuole ovviamente con i loro programmi di educazione civica o storia e anche letteratura italiana integrano comunque questi programmi e sensibilizzano per quanto possibile gli studenti. E questo incontro con Vera si è manifestato uno dei migliori incontri ai quali abbia mai partecipato, perché anche per lei tornare in un posto così simbolico, però in modo negativo come San Rossore, poiché è famoso per appunto l'aver siglato appunto queste leggi razziali del 38, lei è una persona dotata di grandissima personalità, coraggio e determinazione, soprattutto anche per come racconta la sua testimonianza e come difende i suoi valori della famiglia, i suoi valori religiosi e anche i valori della civiltà umana.